Ma sera il castello è gratis, è gratuito, ma se volete salire su questa torre potete farlo pagando, ovviamente. Pagando is possible to go up the tower. E volendo c'è anche la funicolare che ho preso, perché insomma deve essere emozionante quel mezzo secondo di funicolare. A quel punto se fai il biglietto per la torre che viene 6 euro paghi anche la funicolare che viene 2 euro e fai un bellissimo video. Un bellissimo video sulla funicolare. Allora, adesso vi faccio, se riesco a prendere la cartina nella tasca destra con la mano sinistra, eccola qui, faccio una specie di spiegazione. Vedete, questo è il fiume. Ovviamente siamo a Lubiana, carriera, siamo a Lubiana. Qui c'è il Cobbler's Bridge, che è quello lì delle scarpe, vedete? Poi quella è la piazza del Parlamento. Andando sempre verso destra, cioè verso nord, questo è ovest, questo è ovest e questo è nord. Andando verso ovest c'è quello, quella è la piazza principale con la chiesa francescana dell'Annunciazione e il triplo ponte di cui si vede solo uno dei tre, insomma. Quella è la chiesa, la cattedrale di San Nicola. Comincia a far freschetto, e comincia, attenzione, comincia a essere negativa la cosa, vedete? Lubiana è quasi finita, a parte le zone nuove, ma insomma Lubiana è praticamente finita. E andremo anche da là sopra, non so se faremo il video. Vedete, il fiume continua all'infinito, insomma, non è che poi fino a continua il ponte. E niente, abbiamo detto tutto, abbastanza praticamente. Ecco, guardate che bello questo. Una foto, una bandiera che sventola, la bandiera di Lubiana, vedete, ha il drago, le tre torri, il castello e il drago. E guardate che bellissimo panorama, di cui non mi ero proprio accorto, con le nuvole coperte che coprono il sole. Mazza, so proprio parlare stamattina. Sarà che mi sono comprato cibo locale e sto cominciando a parlare sloveno, però insomma non so proprio parlare.